Ciao a tutte ragazze, oggi un video tag. Curiosando nei canali YouTube a cui io sono iscritta, ne ho visto uno molto interessante sul canale appunto di Nina Pippi come Palermo. Ciao Nina e rispondo al tuo video tag. Ci sono queste 10 domande a cui io risponderò, non di mia iniziativa, ma prendo il libro 50 sfumature di grigio, che è lo stesso che ha utilizzato lei, e taggandovi la risposta. Quindi, pronti? Via! Quale parola indica la tua personalità? Conoscerla. Probabilmente io ho una personalità che vale la pena di conoscere, oppure ho una personalità che mi porta molto magari sono una persona aperta, mi piace fare nuove amicizie, ho molte amiche, mi trovo molto bene con loro, ci piace interagire, quindi probabilmente, non lo so, potrebbe dire sia che indica la mia personalità, la mia apertura di conoscenza e di sapere verso gli altri, probabilmente, oppure indica che ho un carattere che si presta a diventare, tra virgolette, amica di qualcuno, insomma, tutto qui. 2. Questa parola indica ciò che desidero. Sangue alla testa. Non so, sangue alla testa. Desidero che mi vada sangue alla testa, desidero di diventare matta, non lo so. Su questa risposta non ci trovo niente di particolare, ecco, insomma. Sangue alla testa, ma non lo so. Scrivetemi qua sotto se a voi viene qualche idea lecita, vista il libro. 3. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Ma questa mi piace. Doloranti. No dai ragazzi, non è che io auguro del male ai miei nemici. Però dolorante è che, insomma, diciamo che auguro alle persone che augurano e provocano del male volutamente ad altre, deve rincarlo altrettanto. Diciamo così. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Ecco, che Dio ce la mandi buona in questo libro. Esami. Ah, oh, però, esami. Alla fine degli esami, la nostra nuova vita. Esami, la mia vita sessuale dice che probabilmente io dovrò fare degli esami. Non so di che tipo, perché io ho una vita normalissima. E quindi non so che esami dovrò fare, comunque se dovrò fare degli esami, magari chi lo sa, ci sono anche degli esami positivi da fare quando alle spalle di una vita sessuale, non lo so, perché soprattutto nella vita, si allargano le famiglie, ci sono, chissà, vedremo. Quinta domanda, non andiamo solo a pensare delle cose brutte. Domanda 5. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Sciogliendo. Questo è un gerundio, sciogliendo, cosa non mi accadrà mai? Non mi scioglierò, non cederò probabilmente, non mi scioglierò, non cederò chissà a cosa, non lo so, questa non riesco a interpretarla, datemi un aiutino voi. Questa frase, sogni di tatuartela, quindi dobbiamo trovare più che altro una frase, più che una parola. Allora, annuisco senza dire una parola e gli restituisco la carta di credito. Non so. Annuisco, quindi sto zitta senza rispondermi e gli restituisco la carta di credito. Qui ci sarebbe bisogno di approfondire un po' la pagina, ma non voglio rovinarmi delle sorprese su quando mi degnerò di leggere questo libro. Va bene, qui vi lascio anche qui alla vostra libera interpretazione. Domanda numero 7. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Anche qui è una frase. È bello questo? Chiede con una punta acida. E niente, se fossi avessi cosa farei in cambio di una ricchezza immediata? È bello questo? Chiede per una parola. No, anche qui ragazzi non troviamo più niente di interessante, che peccato. Andiamo alla prossima. Questa frase la usavi per abordare. Abordare. Voglio sperare che tu sia pronta.
Pronto, a sto punto, questa è simpatica però come risposta. Per abbordare, no, io mi avvicino uno e gli dico, voglio sperare che tu sia pronto. Ma uguale. Domanda numero 9. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Puoi farcela, mi prendeva in giro con dolcezza. Yeah, posso farcela, rappresenta il mio futuro, speriamo. Posso farcela in tutto quello che sogno di ottenere, probabilmente. 10 e ultimo, tagga 3 persone e dedica loro la nuova frase selezionata. Tagga 3 persone. Allora, chi taggo? Taggo. Beh, no, Nina non la tagliamo perché l'ha già fatto. Tagliamo Madda Fashion. Tagliamo Michelinia. Tagliamo? Ah sì, sapete chi tagliamo? Una ragazza che a cui sono iscritta al suo sito e che fa video interessantissimi, ma dovrebbe dedicarsi un pochino più a noi perché è un pochino un mesetto che non vediamo i suoi 2 o 3 settimane che non vediamo uno dei suoi video e io ho voglia di vederli e quindi taggo Claudia Nail. Ciao a tutte, non odiatemi per questo tag e dedica loro la nuova frase selezionata. Ma che vuol dire? Dedica loro la nuova frase selezionata. Non lo so, forse posso aggiungerne una, non ho ben interpretato che cosa voglia dire. Beh, me la invento. Facciamo una domanda. Questa frase, è quella che non vorresti mai sentirti dire da una donna. Così. Ciao a tutte, aspetto i vostri video tag. Ciao!